Uomini e donne, ex del trono Over attacca Gemma, Galgani trema. Trono Over uomini e donne, Marco Bianca attacca Gemma Galgani, accuse inaspettate. Marco Bianca è stato uno dei cavalieri del trono Over di uomini e donne. L'uomo ha fatto parte del programma per soli 2 mesi circa e poi ha deciso di andarsene via. Oggi, Bianca torna a parlare al settimanale Nuovo TV. A quanto pare, Marco ha lasciato la trasmissione di Maria De Filippi perché aveva compreso che era impossibile trovare l'amore in studio. La colpa, secondo il diretto interessato, è tutta di Gemma Galgani. Nel corso della sua intervista, l'ex cavaliere parla di come e quanto tempo si dedichi alle storielle della Dama di Torino e a come siano solo interessati alla visibilità gli uomini che arrivano per corteggiarla. Il fulcro del programma sono le vicende di Gemma, per me è stato come interpretare il ruolo del pubblico. Parte così il racconto di Marco Bianca riguardo la sua breve esperienza all'interno dello studio del Trono Over. Inoltre, non è da dimenticare che l'ex cavaliere è già stato in passato protagonista della trasmissione. L'uomo ha infatti vestito i panni del corteggiatore di Francesca Mari, per poi sposarsi con un'altra ex tronista, Veronica Ranieri. Tornando alla sua ultima avventura a Uomini e Donne, Bianca pare sapere bene il motivo per cui non ha avuto modo di conoscere e incontrare nessuna donna. Innanzitutto non avevo grosse possibilità di corteggiare donne più o meno della mia stessa età. Io ho 40 anni e il parterre del programma è composto più che altro da donne tra i 50 e i 60 anni, e virgola. Inoltre era chiaro che in trasmissione interessavano più gli uomini disposti a corteggiare Gemma, una donna alquanto triste e costruita. Uomini e donne, Gemma Galgani sotto accusa, le parole di Marco Bianca, ex cavaliere del trono Over. A quanto pare, Marco non sembra essere d'accordo con la redazione di Uomini e Donne. Secondo l'ex cavaliere, la Galgani dovrebbe tornare a casa. Vorrei chiederle di fare un passo indietro. Potrebbe anche abdicare. Visto che ha 67 anni e che negli ultimi 8 anni nessuna delle sue frequentazioni si è trasformata in una vera storia d'amore. Sono sicuro che io, come molti altri, ce la potrei fare in meno tempo. E virgola direi che il rapporto tra ricerca dell'amore e ricerca della fama è sbilanciato. Diciamo che sta sui 2 a 10 a favore della celebrità. Gemma deciderà di rispondere alle accuse di Bianca o preferirà il silenzio? Punto.